si inaugura la 33esima edizione di questo battito. Signor Sindaco, il signor Sindaco ora salirà sulla trebbiatrice e comincerà a buttare le prime banche. Non le faccio. Lo mandi a boccare. A boccare. Grazie. Auguri. Alla salute di tutti. La sirena! Allora, qui non c'è mai quando si fa. Allora, con questo noi abbiamo dato inizio alla 33esima edizione della festa della battitura del Ponte Buriano. Quest'anno ci ha onorato della sua presenza il signor sindaco di Arezzo, l'avvocato Giuseppe Fanfani, che ringraziamo della presenza, e come ricordo di questa manifestazione io consegno dei presenti al signor sindaco e pregherei il presidente della CRIC del Ponte Buriano e il nostro amico Marconi, che è nel nostro consiglio direttivo del CAMAE, del club, consegnare questi presenti al sindaco di Arezzo, avvocato Fanfani. Troppo buono. Ecco. Il sindaco di Ponte Buriano e il De Fraia, avvocato Babbo Di Roberto, scriveva sulla Nazione. Mario Lucherini scrive di persone, avvenimenti, episodi accaduti intorno al ponte romanico di Ponte Buriano, costruito da Lubertini nel 1277. Eravamo nel 77, erano 700 anni, ma non fu Lubertini, ma fu una comunità retina che costruì insieme alla cattedrale. Comunque, diceva, allora bisogna fare una festa. A Ponte Buriano c'era un fantomatico gruppo sportivo che era il segretario, il Bacciarelli di Natale, che è ancora il segretario della CRIC, e ci riunimmo, e poi l'emozione esplose, dovevamo andare alla scuola perché erano tutti che correvano per fare questa festa. E io pensavo un giorno di fare la festa con la battitura con il motore a fuoco, che era un mio ricordo di ragazzo importantissimo. E comprammo un motore a fuoco. A Cicogna, della nave, grazie a un amico macchinista. Il successo fu enorme perché, fra altre cose, l'ingegner Bianchini, che conosceva Guido Gianni, il regista di TG2, lo portò e fece la festa col TG2, un giorno di festa, 10 minuti di trasmissione a TG2. Naturalmente la cosa ebbe un successo enorme. E continuiamo, però mi venne anche l'idea di fare la sfilata con i bovini, allora c'erano le vacche adesso, poi a un certo punto sono scomparsi. Comunque la prima festa faceva portare 10 paia di vacche a fare la sfilata e la seconda festa nel 78 16 paia di vacche. Questo è stato l'inizio di questa battitura. Qui dietro c'è ancora il motore a vapore. Io come secondo presente prego il socio Marconi Giuseppe a consegnare. Questo è praticamente il primo trattore storico italiano, ma il vero grande trattore che ha modificato la storia della vita dei campi è il Superlandini. È il Superlandini, sindaco. Il Superlandini. Noi glielo cediamo, glielo diamo volentieri come ricordo di questa manifestazione. Anche come miniatura. Ecco, e in più personalmente gli regalo anche il nostro gagliardetto. Questo qui. Graditissimo, cioè mi fa piacere che sia graditissimo. Il nostro motto, che è Motor est vita, prende origine questo motto da Plinio il Vecchio, Motus est vita, ma noi l'abbiamo cambiato in Motor est vita, che in latino si può leggere anche all'incontrario, vita est motor, quando il verbo è in mezzo.
quindi noi siamo contenti di questa serata. E con tanti complimenti per questa iniziativa e per questa rievocazione che è, ha un valore culturale e storico infinitamente grande. Sì, una cosa. Il nostro passato. Eh sì, del nostro passato, della prima e della seconda rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale, come è noto, fu quella del vapore. Quella che aiutò gli uomini a superare la fatica quotidiana aggiungendo valore fisico, e la seconda quella del petrolio, la terza è quella dei computer, quella dell'intelligenza artificiale, ma su questo scriveranno quelli che verranno dopo. Comunque, grazie di cuore. Bene, grazie a lei, grazie a tutti, continuiamo la nostra manifestazione. Stai ferma, mi vieni mossa, mi vieni! Leonardo! Chi è il tuo baccano? Sono i trattori del Camae. Il Camae? Club amatori macchine agricole d'epoca, fondato nel 1991 a Castiglion Fibocchi. E che fa? Valorizza la storia dell'agricoltura e dei motori d'epoca e dei motori a testa calda. Macchine, motori, testa calda, queste sì che sono opere d'arte moderne. Che moderne? D'epoca! Ferma, 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 ferma!